Seconda parte di Ezechiele 37. Grazie Vincenzo, sei meraviglioso, sei stupendo, sei glorioso. Ezechiele 37, dal verso 1: la mano dell'Eterno fu sopra di me e mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo ad una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad esse, tutto intorno, ed ecco erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco erano molto secche. E mi disse: figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Eterno, tu lo sai. E mi disse ancora: profetizza queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi la carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e vivrete. E allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Così profetizzai come mi era stato comandato. E mentre profetizzavo, ognuno dica mentre profetizzavo. Mentre profetizzavo ci fu un rumore ed ecco uno scuotimento, e quindi le ossa si accostarono l'una all'altra, e mentre guardavo ecco crescere su di esse i tendini, la carne che la pelle ricoprì, ma non c'era in loro lo spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo spirito: così dice il Signore l'Eterno, spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi perché vivano. Così profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi, ed era un esercito grande, grandissimo. Poi mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro: così dice il Signore l'Eterno, ecco io aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito e voi vivrete, e vi porrò sulla vostra terra. Allora riconoscerete che io l'Eterno ho parlato e ho portato a compimento la cosa, dice l'Eterno. Amen. Questa seconda parte la voglio dedicare alla costanza. Perché, come dice qua il versetto 14, la parte finale, lui dice: io ho parlato e non solo ho parlato, io ho parlato e ho portato a compimento. Noi siamo persone che amiamo parlare e che purtroppo abbiamo difficoltà a portare a compimento le cose di cui parliamo. Dio dice: io ho parlato e ho portato a compimento la cosa. E c'è un processo importante, il processo importante di cui, attraverso il quale passa Ezechiele, è quello che va dall'entusiasmo, da questo coinvolgimento emotivo incredibile che lo ha sconvolto, a dover continuare su un determinato cammino. Perché? Perché lui non si è potuto fermare per vedere Dio all'opera nella tua vita e per vedere Dio all'opera in questa nazione. Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Non possiamo e non dobbiamo fermarci. Noi cambiamo spesso idea. Noi siamo molto altalenanti, ci facciamo prendere l'entusiasmo quando arriva un momento durante una conferenza. Il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha parlato. Settimana. Che cosa è successo dopo una settimana? È successo praticamente che è finito l'entusiasmo.
ma può finire l'entusiasmo, ma la parola di Dio rimane. Cielo e terra passeranno, il nostro entusiasmo passerà, ma la sua parola non cambia mai e rimarrà sempre stabile. E se lui ti chiede, ti dice di fare qualcosa, tu devi continuare, se no non vedrai mai l'adempimento di quello che Dio ti ha detto. Non possiamo seguire le nostre strade, dobbiamo seguire la sua strada. E quando Ezechiele, questo farà senso per quelli che erano qui stamattina, magari per quelli che sono venuti nel pomeriggio, magari sarà un po' più difficile comprenderlo, però stiamo registrando tutto. Abbiamo detto che quando Dio ha parlato alla vita di Ezechiele, le cose non sono cambiate. Non è cambiato niente quando Dio ha parlato, ma è cambiato tutto dentro Ezechiele. Perché quando Dio parla non cambiano le cose, quando Dio ti parla cambi tu. E sei tu che decidi di cambiare le cose attraverso la potenza della sua parola che esce attraverso di te. Questo può sembrare strano, però vi dico una cosa: c'è un passaggio quando Dio chiamò Mosè, un passaggio quasi blasfemo, perché Mosè fu chiamato ma non voleva rispondere alla chiamata perché aveva problemi. Qualcuno dice che era balbuziente, non si sa. Aveva problemi, era timido, non se la sentiva di parlare al popolo. E Dio gli fa una proposta, gli faccio: senti, la chiamata è per te e io ti do un aiuto, ti metto Aronne e Aronne parlerà al posto tuo. Lui, Aronne, sarà la voce, ma tu per lui sarai come Dio. No, lo dico, però cerco, se no poi qualcuno dice che sono eretico, che già... Esodo 4, tu gli parlerai e metterai nella sua bocca le parole nella tua bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli sarà il tuo portavoce al popolo, così egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui Dio. Il come è stato aggiunto. Tu per lui sarai Dio. Fraintendetemi, stiamo cercando di spiegare un principio fondamentale. Quando Dio ha creato Adamo, ha detto: io ti creo per regnare e per governare. Io non sono l'Iddio della terra, io sono il tuo Dio. Tu sarai il Signore della terra. Fallo entrare, perché questa è tanta roba. Quando Dio crea Adamo, gli dice: tu governerai, non io. Tu governerai la terra, non io. Io governerò te, ma tu governerai la terra. Quando Dio ti parla, non cambia le cose attorno a te. Ah, Dio ha parlato, ora vedrò il miracolo. Non è così, non funziona così. Quando Dio parla, lui cambia. E quando tu ricevi la sua parola, ne parleremo a Novara di questo, quando tu ricevi la sua parola, tu incarni la sua parola, agisci di conseguenza, portando la sua parola in ogni un alto livello. Dio parla a Ezechiele, la valle di ossa secche rimane valle di ossa secche. Quando è che le cose cominciano a cambiare? Quando Ezechiele cominciò a profetizzare. E mentre profetizzavo, alcuni si lamentano: perché Dio non fa? Perché Dio non fa? Perché Dio non fa? Dio non fa perché nella nostra bocca Dio non c'è. È nel cuore, ma non è nella bocca. E la differenza, se vuoi vedere i miracoli, non è Cristo nel tuo cuore, è Cristo nelle tue labbra. Io benedirò l'Eterno
ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Chiunque dirà a questo, chiunque dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Passa dalle tue labbra, passa dalle tue labbra, non è quello che c'è nel cuore. Quello che c'è nel cuore è tra te e Dio, ma se vuoi vedere Dio all'opera nelle circostanze devi profetizzare. Ma attenzione, perché quando iniziamo a profetizzare, non viene fatto il miracolo, inizia il processo miracoloso. Ho dichiarato già una volta e non è successo niente. Caro, gioia, stella mia, cosa è successo nella vita di Ezechiele? Ezechiele 37, il versetto 8: mentre guardavo, ecco crescere su di esse i tendini e la carne che la pelle ricoprì. Era un miracolo, è vero o no? Ma poi cosa dice? Ma non c'era in loro? No, allora Dio non esiste, allora mi sono illuso. E allora quello che Dio mi ha detto non è valido. No, e allora non si può fare. No, e allora tutto perduto. E allora no, che senso ha continuare a credere? No, colui che porta fino alle doglie, pensi che non ti farà partire? Quando iniziamo a profetizzare, inizia il processo miracoloso. Non si conclude il miracolo. Guardate cosa dice il versetto 9. E allora egli mi disse, versetto 9, unie, che scompariva Elia. È sul carro di fuoco Elia, sta facendo un giretto, è andato in vacanza, si è andato a prendere il caffè con il carro di fuoco. Eliseo pure. E beh, se volete andare tutti allora a sto punto. Il versetto 9, cosa dice il Signore a Ezechiele? Profetizza allo Spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo Spirito. Così dice il Signore l'Eterno: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi perché vivano. Così profetizzai come mi aveva comandato. Ciò significa, e viene spiegato un principio straordinario: se vuoi vedere Dio operare costantemente nella tua vita, devi avere costantemente la sua parola nelle tue labbra. L'ho fatto una volta, è finito. No, perché Dio non ha fatto tutta la terra, ha creato tutto in un solo giorno? Lo poteva fare, sì o no? Cioè, inizia un processo. Pensate, Dio che fonda la terra, crea la terra ed era informe e vuota. Che mondo sarebbe stato? Lui continua a parlare, lui dichiarò, dice il Salmo, e la cosa fu. Lui ordinò e la cosa sorse. Perché? Perché quando inizi a parlare inizia un processo miracoloso nella tua vita e non ti devi fermare. Dillo alla persona accanto a te: non ti devi fermare. Non ti devi fermare, non ti devi fermare, perché Dio ha iniziato la sua opera e la porterà a compimento, ma c'è bisogno che tu ti accordi con Lui. Amen. C'è bisogno che ti accordi con Lui. Perché? Perché ci sono istruzioni nuove. Seguitemi per favore, lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno. Ha iniziato in modo, Daniele, ascoltami. Ci sono delle istruzioni nuove che Lui vuole darti e che ancora non conosci perché ti sei fermato, perché ti sei scoraggiato e perché hai pensato che tutto è inutile ormai. C'è un progetto, ma ci sono delle istruzioni nuove che tu non conoscerai se non continui a
profetizzare, perché quella parola porterà a quel progresso, quella parola porterà a un altro progresso, quel profetizzare porterà a quell'altro progresso. Ma se non vedi tutto il progetto, non ha importanza. L'importante è che vedi tutta la visione. Non c'è niente più potente di una persona con una visione. Perché non è il progetto che fa la differenza, è quello che stai vedendo da parte sua. Ancora manca un pezzo, ancora manca un pezzo, ma ancora qua è tutto incompleto. Per me la visione è così chiara. Arriva tutto, anzi, se mi permetti, ho la mia mezz'oretta di profezia nella mia stanza. Non cerchiamo scuse per i nostri fallimenti, perché non ce ne sono. Ma una cosa è certa: noi possiamo vedere Dio fare qualcosa di straordinario se non ci fermiamo. E cosa succede qui? Al versetto 10: così profetizzai come mi avevano comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi ed erano un esercito grande, grandissimo. In realtà nel testo ebraico non dice esercito, o quantomeno si può tradurre anche come esercito, ma in realtà questa parola significa letteralmente forza e potenza. Erano una forza, era una potenza grande, grandissima, perché infatti subito dopo il versetto 11 non parla dell'esercito di Israele, parla del popolo di Israele. E dice al versetto 11: poi mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Attenzione qua. Ed ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Versetto 12: perciò profetizza e di loro, così dice il Signore, eccetera, eccetera. Arriverà il momento in cui forse ti stancherai pure delle persone che ti sono accanto, perché non solo hanno visto miracoli incredibili, ma continuano magari a trattarti male o continuano magari a lamentarsi. Cioè, qua abbiamo un mucchio di ossa che si sono unite, sono state ricoperte, sono ritornate in vita, lo spirito è entrato in loro e continuano a lamentarsi dicendo che non hanno speranze, che non hanno visione, che sono scoraggiati. E c'è un momento in cui, lavorando con altri, ti stanchi. C'è un momento in cui, lavorando con altri, ti lasciano, ti abbandonano, ti criticheranno pure, ma non preoccuparti. Quando un razzo deve essere mandato in orbita, avete visto le immagini di questo razzo con i due rocket che gli hanno, si chiamano propulsori? Arriva a un certo punto, quando il razzo arriva ad una determinata elevazione, che questi razzi, che questi propulsori si staccano. Non preoccuparti, ci sono alcune persone che sono destinate a stare solo a determinate altezze. Ci sono persone destinate a stare con te per un tempo, ci sono persone a stare con te per sempre, per stagioni, per giorni. La cosa importante, sai qual è? Non ti amareggiare mai, perché in ogni caso, che sia un giorno, una settimana, un anno, 10 anni o 30 anni, queste persone sono state un dono per te. Non ricordare il modo in cui vi siete lasciati, ricorda il tempo bello speso insieme e avrai sempre un cuore grato a Lui. Ma potrai continuare a profetizzare,
a profetizzare e a vedere l'adempimento della parola di Dio nella tua vita. Quindi cosa abbiamo qua? Qua abbiamo qualcuno che è stanco, qualcuno che non ce la fa più, qualcuno che si è scoraggiato appena ha visto i primi risultati, si è subito infuocato e appena ha visto che magari determinate cose non andavano secondo i propri parametri, ha detto: ma forse Dio non c'è, o forse quella parola non era per me, forse me la sono inventata io. E il Signore ti dice questa sera: non ti sei inventato assolutamente niente, ti sei soltanto fermato, ti sei soltanto fermata, devi continuare e non devi più fermarti. Amen. Perché quello che il Signore farà questa sera e anche oggi alla conclusione, ve lo dico, ve lo profetizzo questo: il Signore vi darà la visione completa. Il Signore vi darà la visione completa. Il Signore non vi darà tutto subito, ma vi darà quantomeno la visione completa. Lui ti farà vedere già la destinazione, ma il modo in cui arrivarci lo dovrai scoprire ogni giorno, passo dopo passo, perché è fede questa qua. Perché noi camminiamo non per visione, noi camminiamo per fede, noi non camminiamo per quello che vediamo con gli occhi naturali, noi camminiamo per quello che crediamo nel nostro cuore, e non importa quello che dicono, quello che fanno, tu vedrai la gloria di Dio nel nome di Gesù, perché Lui l'ha promesso, non tu, non te lo sei inventato. Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento nel nome di Gesù. Cielo e terra passeranno, ma se Lui ti ha promesso una cosa, Lui mi ha promesso che vedrò gli stadi riempirsi. Lui l'ha detto, l'ha profetizzato, lo sappiamo. Alessandro ha suonato con me, abbiamo girato l'Italia intera, lui sa esattamente quello di cui sto parlando. Lui l'ha promesso. E non importa quanto tempo ti fermerai o quanto tempo rimarrai sottoterra, ma nel nome di Gesù sei destinato a crescere, sei destinato a portare frutto in abbondanza, sei destinato a diventare un albero grande e grandissimo, dove gli uccelli del cielo verranno e si metteranno sotto le tue foglie. E sarai una benedizione. Perché? Perché sei migliore di altri? No, nessuno è migliore di qualcun altro, nessuno è peggiore di qualcun altro. Però siamo qua per fare la differenza. Io voglio che la mia vita abbia uno scopo, voglio che la mia vita faccia la differenza. Non siamo qui, l'abbiamo detto, per fare semplicemente un'altra riunione, un altro concerto, un altro raduno, mamma mia, non se ne può più. No, siamo qui per capire quello che lo Spirito Santo vuole dirci. Per capire se dobbiamo sistemare qualcosa nella nostra vita, se dobbiamo togliere qualcosa, se dobbiamo aggiungere qualcosa, vedere se dobbiamo cambiare qualche attitudine del nostro cuore, vedere dove stiamo sbagliando, fare passi, farli piccoli, ma mai dietreggiare, sempre avanti nel nome di Gesù. Alleluia. E allora, per andare alla conclusione, Ezechiele vide l'adempimento della visione che Dio gli diede semplicemente perché non si fermò mai nel profetizzare. Ci sono delle parole che Dio ti ha detto, che hai messo in un cassetto? Ci sono delle promesse che Lui ti ha fatto e che tu ti sei dimenticato? Ci sono delle chiamate, dei doni o ministeri che Lui ti ha dato e che tu ormai hai pensato, vabbè, riguardo ormai il passato, la mia vecchia vita? No. Sapete perché? Perché i doni di Dio e la sua chiamata sono senza pentimento. Perché ha chiamato, sapeva esattamente quello che sarebbe successo nella tua vita. Facciamo errori? Assolutamente sì. Facciamo sbagli? Tantissimi. Ma la mia fiducia, fedeltà
La mia fiducia non è nella mia fedeltà, la mia fiducia è nella sua fedeltà. Io posso vantarmi di quanto lui è fedele, non di quanto io sono fedele. Io posso vantarmi di quanto lui mi ama, non di quanto io lo amo, perché io non lo amerò mai abbastanza come lui ama me. E il fatto è, la verità è, se io lo amo è perché lui mi ha amato per primo e lo farà sempre per primo. Alleluia. Quindi dobbiamo continuare. Parola d'ordine, continuare, mai fermarsi. Se non vedi i risultati, continua a pregare, continua a profetizzare, continua a dichiarare, continua a riposare, continua, fai quello che vuoi, ma continua nel nome di Gesù, perché la sua gloria spunterà come il sole domani mattina. La sua gloria è certa come l'aurora. E come il sole, come il sole, come il sorgere del sole. Questa è la sua parola. Non ti fermare. E per concludere, darvi un'altra immagine nel secondo libro di Re. Anzi, scusate, andiamo nel Nuovo Testamento, che è meglio, che se avessi avuto più tempo avrei preso anche questo passo. In Matteo 14 ne abbiamo parlato stamattina, della fede. Voglio spiegarvi una cosa che raramente viene insegnata nelle comunità e che è stata compresa malissimo, perché a volte c'è, bisognerebbe semplicemente studiare un pochettino di più, semplicemente un po' di più. In Marco 14, vi ricordate, Matteo, ah, mamma mia, la passata, si chiama spada appunto per questo. Alleluia. Ok, Luca 14. No. Matteo 14. Il versetto 26. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro, rispondendo, gli disse: io un giorno, quando sarò lì, glielo chiederò. Pietro, io glielo devo chiedere, perché è una cosa che mi porto da 35 anni e non so quando, ma arriverà quel giorno. Perché dopo aver abbracciato Gesù, la prima persona che voglio conoscere, perché per me è un eroe, più dell'apostolo Paolo, Pietro, perché Pietro è come noi. Voglio fare questa domanda. Pietro, in Matteo 14, 28, Matteo 14, 28, Pietro dice così: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E gli voglio chiedere: ma come ti spercia? Ma come ti è venuto in mente di dire una cosa del genere a Gesù? Ma tu non sei normale. E Gesù, Pietro si girerà verso Gesù e dirà: tale maestro, tale discepolo, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Perché una persona che sta vivendo in una tempesta e guarda Gesù camminare sul mare, la prima cosa che gli chiede è: Gesù, sbrigati, non camminare sul mare, sei troppo lento, corri, non camminare sulle acque, corri, giusto o no? Gesù che cammina, vi immaginate Gesù che cammina sulle acque? Sbrigati, stiamo affondando qui. No, Pietro lo guarda nella tempesta e gli dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Immaginate Giovanni accanto a Pietro, Giovanni e Giacomo che talliano a Pietro e dice: ma questo non sta bene, sempre lui è, sempre che si vuole mettere in mostra, sempre che vuole sembrare più spirituale di tutti, eccolo,
ora ci metterà tutti nei guai, ora si mette in mare, poi muore, poi dobbiamo fare il funerale a sua moglie, chi glielo dice? Ma la cosa che mi sorprende non è la domanda di Pietro, ma è la risposta di Gesù: non è normale. E Gesù lo guarda negli occhi e gli dice: non era una giornata primaverile nel prato del giardino, no, ero nel mezzo del lago di Galilea. Non so se siete mai andati là sul lago, se ci andate voi vedrete quanto è grande, e quando fa brutto tempo fa molta paura. E dal mezzo della dal centro del cuore della tempesta, Gesù guarda Pietro e gli dice: Casugno, ti stai aspettando? Bellissimo, vieni qua, ti sto aspettando, vieni. E cosa succede? La scena, cercate la scena, Pietro che mette un piede fuori dalla barca e uno dentro, uno fuori, uno dentro. E arrivo, eh? Arrivo, sì, però per arrivare devi... Tutte e due i piedi. Non puoi tenere un piede dentro la barca, un piede... Voglio vivere nel soprannaturale, Signore, voglio sperimentare miracoli. Non c'è una scorciatoia, c'è solo una scelta da fare: uscire dalla barca. E quando esci con tutti e due i piedi dalla barca, arriva il momento in cui non ti tieni più. E cominci a camminare. Guardate qui al versetto 30. Versetto 29, egli disse: vieni, e Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire a Gesù. Pietro cammina sulle acque, Pietro cammina sulle acque. Ah, Pietro ha dubitato, però lui almeno ha camminato. Ha dubitato, lui almeno ha camminato, ha dubitato perché ha camminato. Quelli non hanno neanche dubitato perché non hanno camminato. È più bello fare bella figura quando si sta da soli nella barca al sicuro. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare gridò dicendo: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: uomo di... Vi posso fare una domanda? Secondo voi una persona che ha camminato sulle acque ha poca fede? Sì o no? No? Allora Gesù ha detto una cosa strana. Perché il concetto della poca fede non ha a che fare con la misura, ha a che fare con la tempistica. La vera traduzione sarebbe: uomo la cui fede è durata poco. Non aveva poca fede, è durata poco, ma aveva una grande fede. Ma cosa è successo? Uomo poca fede. E poi quando salirono in barca il vento l'acquetò. Guardate la scena: Pietro che cammina sulle acque e dice, vedendo il vento forte ebbe paura. Ma non c'era già il vento forte? Sì o no? Sì o no? Allora perché questa specifica? Perché quando tu hai fede non guardi niente. Quando tu hai fede guardi solo a Gesù nella sua faccia. È vero o no? Quando tu hai fede tu non guardi le circostanze avverse. Ricordo una volta, nel 1989, 34 anni fa, avevamo appena finito una riunione di giovani, eravamo io, un altro pastore, un ministro della comunità, io ero convertito da poco, avevo un po' di responsabilità tra i giovani, avevamo due ragazze dietro e stavamo accompagnando a casa al villaggio Sant'Agata qua dietro. E proprio passando qui, parecchi di voi hanno visto gli archi della Marina, ci sono delle piazze, e mentre stavo guidando ho visto queste due bande di giovani che si stavano scontrando con catene, bastoni e coltelli. Avevo la macchina piena dei Vangeli di Giovanni, cammino sempre con i Vangeli di Giovanni. Mi sono fermato in mezzo alla strada
e sono fiondato dentro queste due gang che si stavano prendendo a sprangate e a bastonate. Sono andato là con i Vangeli, fermi tutti, e si sono fermati e hanno detto: ma chi sto qua? Ma chi vuole? E ho cominciato a distribuire i Vangeli a quello che aveva il coltello, a quello che aveva il bastone, a quello che aveva la spranga, a quello che aveva la catena. E questi cominciavano a fare cadere il bastone, la spranga, e con due mani leggevano il Vangelo di Giovanni. L'amico mio che era in macchina si è terrorizzato, mi chiamava, ti supplico, mi fa, ti supplico, entra dentro. Fatto sta che sono entrato dentro. Oggi, se ci penso, ho detto: ma non lo rifarei neanche per tutto l'oro del mondo. Ma quando lo spirito ti afferra e vivi per fede, tu fai cose che non sono normali. E se succede qualcosa, il problema non è che non hai fede. Io voglio essere chiaro stasera. Tu hai visto miracoli, hai visto Dio all'opera nella tua vita, hai visto risposte soprannaturali, e il fatto che ti sono successe cose o che ti sei fermato non è perché non hai fede, ma che perché ti sei fermato. E Gesù cosa fa? Pietro, che comincia ad affondare, non affonda, comincia ad affondare. Bellissimo. Se tu ti butti in acqua, tu non cominci ad affondare, tu affondi. Lui cammina sulle acque e comincia ad affondare, no? Anche l'affondamento è soprannaturale. È così, perché tutto, lui non affonda, dico, lui affonda piano piano. Signore, 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 aiutami. E cosa succede? È scritto qua, Gesù lo prende, lo tira, e dove lo mette? No! Lo rimette di nuovo sulle acque accanto a lui, dice la Bibbia, e dopo salirono in barca. La tua fede, però, con me avrai sempre un'altra opportunità. Alleluia! Gesù prende Pietro dall'acqua e dove lo mette? Sull'acqua. È soprannaturale, non lo puoi. È fuori, è totalmente fuori. Non è normale. Può lui finalmente aver trovato un popolo abbastanza pazzo come lui? Che la Bibbia dice che la pazzia di Dio è più savia degli uomini, e che è piaciuto a Dio di salvare gli uomini mediante la pazzia della predicazione. Amen. E quindi, per concludere, non fermarti, non fermarti, non fermarti di profetizzare, non fermarti. Volevo esprimere questo principio, questo concetto, perché non deve finire quando usciamo di qua, non deve finire semplicemente con dei bei complimenti o dei bei ricordi. Bello, sì, bello, 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 ma cos'è che hai mangiato ieri? Non deve finire così. Lui ha parlato, cosa dice Ezechiele 37, l'ultimo, il versetto 14? Io, l'Eterno, ho parlato e ho portato a compimento la cosa. Io, l'Eterno, ho parlato e ho portato a compimento la cosa. Il Signore, l'Eterno, ti ha parlato e porterà a compimento nella tua vita ciò che Lui ha detto. Io lo vedrò nel nome di Gesù. Io lo vedrò. Dillo insieme a me, io lo vedrò. Io lo vedrò. Vi ricordate il vecchio
che aspettava nel tempio quando arrivarono Giuseppe e Maria con il bambino. Come si chiamava questo tizio qua? No, Simeone. E quando vide Giuseppe, quando vide Gesù e lo chiese a Maria, disse: lo posso prendere in braccio? Appena vide Gesù disse: finalmente posso morire in pace. Ora chi hanno visto la salvezza di Israele. Ma era un uomo, dice la Bibbia, che aspettava e non moriva e non voleva morire. E se ci picchiava qualche cosa, i nipoti andavano: nonno, state tranquilli, io non morirò perché prima devo vedere la salvezza di Israele. Questa è la fede di cui abbiamo bisogno oggi, di persone che dicono: qualunque cosa succede, io non morirò perché Dio ha promesso una cosa nella mia vita e io la vedrò nel nome di Gesù. Io la vedrò nel nome di Gesù, io non morirò, io vivrò, ha detto Davide, e racconterò le tue meraviglie. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Facciamo un applauso pazzo per lui stasera. Il gruppo musicale, per favore, c'è. Alleluia. Ora faremo qualcosa di particolare. Noi serviamo un Padre meraviglioso, in realtà amiamo un Padre meraviglioso che non è normale. Alleluia. Lui è straordinario. Possiamo accendere le luci di fuori? È tutto acceso? Ah, ok. Di cosa abbiamo bisogno in più? Che cosa ci deve dire di più il Signore? Possiamo ascoltare tanto altro? Assolutamente sì. Cosa ha bisogno Lui per vedere te in movimento? Cosa c'è bisogno per vedere la tua vita impegnata al 100%? È vero, forse non potrai più fare le cose che alcune cose magari non tanto buone, però veramente vale la pena continuare a vivere in maniera religiosa? Vale la pena semplicemente andare al culto la domenica, far parte di una comunità o di un gruppo, per quanto bello, per quanto straordinario possa essere? Ma è per questo che Gesù è morto per noi? Semplicemente per darci la sicurezza di un giorno andare con Lui ed essere con Lui? C'è una chiamata forse che Lui ti sta rivolgendo. Forse non sei chiamato, magari come me, a lasciare il lavoro e andare a tempo pieno e vivere a tempo pieno. Non è per tutti. Non è per tutti, assolutamente. Nessuno è più speciale di un altro. È una questione di chiamata. Io conosco persone che invece stanno facendo tanti soldi, ma tanti. Tanti hanno aziende, stanno investendo e il Padre li sta benedicendo in maniera smisurata. Sapete cosa fanno? Lo dicono: il mio compito non è andare a predicare in tutto il mondo, il mio compito è sostenere quelli che predicano in tutto il mondo. Se vuoi prendere acqua dal pozzo, hai bisogno di un secchio.
ma hai anche bisogno di una corda. E allora qual è la chiamata di Dio per la tua vita? Io non lo so, tu lo sai. Forse lo Spirito Santo, forse sei una straordinaria mamma e casalinga che l'unica cosa che deve fare è accudire i propri figli e profetizzare sui propri figli, e magari lo Spirito Santo si serve di te quando stai per portare delle lenzuola in lavanderia o quando stai per andare a fare la spesa, e il Signore si serve di te in maniera incredibile. Anni fa si convertì una nostra amica. Lei è una donna che lavora nell'esercito. È un ambiente di maschi, un ambiente molto particolare. Ma il fuoco dello Spirito Santo fu talmente forte nella sua vita che lei organizzò una riunione di preghiera dentro la caserma. Abbiamo fatto un concerto nella caserma qui a Catania. È stata trasferita. Sapete cosa sta facendo? Una chiesa dentro la caserma. Sapete perché? Perché non c'è limite a quello che Dio può fare. Se tu hai il fuoco di Dio dentro di te, non c'è limite, non ci sono scuse. Perché? Perché se Lui ti ha scelto e Lui ti ha chiamato e ti ha riempito con il suo spirito, ha solo bisogno che tu gli dica: eccomi, manda me, eccomi, manda me, eccomi, manda me, tutto qua. Ci sono persone scoraggiate qui stasera che hanno bisogno di incoraggiamento. Noi vogliamo pregare per voi. Abbiamo tante persone meravigliose, ministri di Dio, che pregheranno per voi e che probabilmente o quasi sicuramente vi daranno una parola profetica e vi daranno una parola da parte di Dio. E quindi voglio fare questo appello questa sera, perché dobbiamo uscire da quella porta con la piena consapevolezza che non solo Dio ci ha parlato, ma Dio porterà a compimento la sua parola in noi. Che non solo oggi Lui ha parlato al nostro cuore, ma che dobbiamo uscire da quella porta con l'assoluta certezza e decisione di dire: io non mi fermerò mai più. Ma io non mi fermerò mai più. Posso avere problemi in casa, problemi al lavoro, problemi economici, problemi. La chiamata di Dio è senza pentimento, e qualunque momento io passerò, io continuerò a profetizzare sull'Italia e continuerò a profetizzare sulla mia casa, sul mio lavoro, su tutto ciò che Dio mi ha dato. Io lo metto sotto la parola profetica che Dio mi ha dato. Quindi voglio chiederti: se hai bisogno di preghiera, di un incoraggiamento, io raramente faccio questi appelli, voi lo sapete, molto raramente, però sento la sincerità di questo momento, è il bisogno estremo. Se hai bisogno, vieni avanti, noi vogliamo pregare per te. Voglio chiedere ai ministri che sono qua, per favore, di venire a darci una mano.